Pace e bene a tutti. Catechesi, seguendo la liturgia del giorno, oggi 29 aprile, festa Santa Caterina da Siena, 1347-1380, e patrona d'Italia, insieme a San Francesco, compatrona di Europa, insieme a Santa Brigida e a Santa Teresa Benedetta della Croce e di Stein, e dal 1970 Paolo VI l'ha dichiarata dottore della Chiesa. Ecco, una santa di Siena, Siena che ha dato due grandissimi santi, una santa e un santo. Quando lei moriva nel 1380, nello stesso anno, nasceva San Bernardino da Siena. La Chiesa, quando vuole illustrarci la vita di un santo, di una santa dal punto di vista liturgico, cosa fa? Sceglie le letture più appropriate per lei, per lui. Ecco, per Santa Caterina ha scelto dalla lettera prima di San Giovanni Apostolo, quando lui dice: questo è il messaggio, Dio è luce. Veramente San Giovanni ha quelle sintesi formidabili. Scriverà ancora che Dio è amore, luce e amore. Nel linguaggio mistico, carismatico, i santi vanno a cercare le espressioni più alte per comunicare agli altri fratelli le dimensioni stupende della vita in Cristo, una vita divina. Liturgicamente dobbiamo ispirarci al messaggio che il Signore ha voluto che lei incarnasse. La parola di Dio viene incarnata dai santi perché vivono in Cristo il Verbo incarnato, sono radiazione di santità, aiuto per tutta la Chiesa. Ebbene, lei con questa vocazione specialissima ha avuto una chiamata per tempo. A 6 anni già vedeva Gesù in qualche apparizione. A 7 anni fece il voto di verginità, bambina, e Gesù la prende per sé. Quando verso i 12 anni, ormai diventata fanciulla, giovane donna, i genitori, lei dice: no, sono già impegnata. E il padre, contemplandola un giorno mentre prega, capisce che quella vocazione è autentica. A quei tempi la donna doveva entrare in clausura. Lei sceglie per disposizione del Signore a soli 16 anni. Si orienta verso la carità, va verso i poveri, verso gli ammalati, e poi man mano ha degli amici attorno che la imitano. Lei chiamerà questo gruppo di azione di bontà l'Allegra Brigata, perché voleva che tutto fosse svolto nella letizia del Signore. Una donna che non si estranea dal tempo, una donna che tratta con i papi, una donna che sale fino ad Avignone per dire al Papa, il dolce Cristo in terra, che deve tornare alla sua sede, Roma, fa di tutto. Una donna che parla di pace tra Oriente ed Occidente. Ecco perché è compatrona di Europa, ecco perché è dottore della Chiesa. Noi diremo una illetterata che non sa né leggere né scrivere. Lei ha una sapienza infusa, fa scrivere le sue lettere e le sue visioni, guidata da un santo direttore spirituale. Scriverà ben 300 lettere, tuttora conservate. Scriverà il dialogo della Divina Provvidenza per dire quanto è grande il disegno di Dio su di noi. Basterebbe leggere qualcosa che la Chiesa oggi ci offre come lettura particolare per i consacrati dal dialogo della Divina Provvidenza. Parla della Trinità. O Trinità eterna,
O eterna Crita, che per l'unione con la divina natura hai fatto valere il sangue del tuo unigenito figlio, tu Trinità eterna, sei come un mare profondo in cui più cerco e più trovo. Lo Spirito Santo, poiché procede da te e dal tuo figlio, mi ha dato la volontà con cui posso amarti. Ecco il segno trinitario dell'amore del Padre, che contempla l'immagine del Figlio in noi, che ci dà allo stesso suo amore lo Spirito Santo, che come segno nella creatura è volontà di amore. O abisso, o Trinità eterna, o Deità, o mare profondo, sembra proprio che non possa esaurire questa profondità. Specchiandomi in questa luce, ti conosco come sommo bene, bene sopra ogni bene, o Trinità eterna. Ecco, si sente dai suoi scritti che c'è un afflato mistico eccezionale, il desiderio di comunicare qualcosa di quasi impossibile, di luce, e quindi benedici il Signore, anima mia. Questo pensiero verrà ripreso in una preghiera di lode, pensate, da Gesù stesso nel Vangelo. Padre, ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. La linea che ci dà la Chiesa oggi in questa festa di Santa Caterina da Siena, non che lei abbia trovato una corciatoia, ha trovato il volo verso Dio con le ali dello Spirito Santo, e Dio l'ha adornata di gioielli. Gesù stabilirà con lei uno sposalizio misterioso, la sposerà, le darà un anello, e anello sponsale, le donerà anche le piaghe. Lei è una stigmatizzata, anche se ha chiesto a Gesù che quelle piaghe non fossero visibili. Affidiamoci ai santi, alle sante, che sono raggi di luce per noi. Ecco il messaggio che ci dà Caterina: Dio è luce, Dio è amore. Noi, guidati sempre da Maria, che attende l'atto di consacrazione di tutti i suoi figli, vogliamo consacrare a Maria. Mi si apra l'eternità beata e veda il volto tuo, o Madre dolcissima, e nell'incontro definitivo con il tuo divino figlio Gesù, il volto paterno di Dio, nell'amore infinito dello Spirito Santo. Amen.